Bene, bentornati sul mio canale. Oggi ritorna così a spot la rubrica Il Blues nel Pop, dove andiamo a vedere i brani pop, ma che in realtà sotto c'è un po' di fanghiglia blues. Il brano in questione è Black Velvet di Alanna Miles. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione, campanellina, eccetera, le solite menate, mi raccomando. Allora, il brano è un brano degli anni 90, diciamo a cavallo tra l'89 e il 90, è uscito in quel periodo lì.
ed è un brano che ha venduto 6 milioni di copie. Black Velvet di Alanna Miles è stata una grande hit all'epoca. Passava in radio, in TV, io ero piccolo, ma come dire, il brano l'ho sentito più volte. Mi è capitato poi di suonarlo svariate volte con tante cantanti diverse e mi è sempre piaciuto questo mescolamento di sonorità un po' 80s con proprio un tempo, un ritmo e un fare blues abbastanza cattivo, mi ricorda un po' gli ZZ Top piuttosto che George Thorogood, quel mondo lì. È una bella commistione, infatti è un bel pezzo ed ha avuto molto successo. È stata un po' una meteora, mettiamolo in questi termini, nel senso che io di Alanna Miles conosco questo pezzo. Però, come dire, tant'è, basta, avanza, è veramente molto molto bello. Come si presenta? È una specie di blues camuffato, sciaffolone proprio, questa cosa qua. Lei canta benissimo, veramente voce graffiata, aggressiva, blues, anche se probabilmente è una cantante più pop rock. L'originale, sappiate, è bemollato, è mezzo tono sotto, io ve lo suono così nature, così potete seguirmi in maniera più agevole. Non cambia molto, non è come i pezzi di Stevie Ray Vaughan o di Hendrix in cui se non bemollate la chitarra non funziona. Vi spiego gli strumenti, come al solito, prima di iniziare la sicumera di accordi e scale e cose micidiali. Ho usato la Les Paul senza un motivo particolare, ho visto un live in cui il chitarrista aveva la Les Paul, ho detto uso questa. Potete suonarlo con qualunque chitarra, fondamentalmente. Oltretutto, nell'originale molte delle parti di chitarra sono suonate da una chitarra acustica, quindi così fate un po' voi. Quello che ci interessa è la struttura, i cambi armonici che sono estremamente interessanti e il feel, il modo proprio di accompagnare che vi può tornare utile anche in altri contesti. Quindi, Les Paul, il Sur Riot, siamo sempre con la pedaliera pigra. Se non sapete cos'è, andate a vedere il video del Covid. Pelo di delay dello Zoom, riverbero del Digitech, sempre dentro il Princeton, microfonato con l'SM57 e il Rode M2. Vediamo il brano nel vivo. Il brano si apre con questo lick di chitarra acustica, che già secondo me è da sapere, perché è proprio un lick standard del blues che venga da questa canzone, venga da un'altra, poco cambia, sa da sapere. Quindi, slide da La a Si, qui al quarto tasto, Mi a vuoto, Mi cantino, risuoniamo il Si e il Re, quindi, e torniamo indietro con un altro slide, da Si a La, e atterriamo su un Mi, che potrebbe essere il Mi qui, se avete più chitarre, se no vi consiglio di atterrare direttamente sul power chord che dà inizio al brano. La partenza è sul 3, quindi avete 1, 2, tu bi bu bi bu bu. Queste sono le note, ok? Di qui in poi parte il main riff, main rhythm, mettiamola così, cioè il ritmo principale del pezzo, che è questa roba qui. Semplicissimo, power chord di Mi. Ovviamente shuffle, shuffle medio lento, non è questo, è più. Kikuku, 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 kikuku. Questa è più o meno la velocità, è questa. Su questo portamento ritmico andate a inserire tutta una serie di frasi che vi possono essere più o meno comode, consone, intelligenti. Quello che accade spesso nel brano è questo. Doppia acciaccatura. Re, Mi, Re, Mi. Trate legate. Anche questo, frase molto semplice sulla pentatonica. Quindi Mi, Re, Sol, Mi. Ma potete fare un po' quello che volete, senza infastidire ovviamente il cantante. Dovete, è tipico del blues, ma anche in questo brano, inserire le vostre frasi tra un verso e l'altro della strofa o del ritornello, se volete farle, perché suonare sul cantante, magari ad alto volume, se si gira, si arrabbia, potete
purtroppo in quell'occasione ha ragione il cantante, ok? Da qui in poi quello che succede è questo, si va su un, chiamiamolo bridge, un pre-ritornello. Questo non è nient'altro che un Si sus 4 che va su un Si maggiore e scende. Stessa cosa sul La. La sus 4. Sol. Sol sus 4, Sol. Quindi la discesa è Si sus 4, Si, La sus 4, La, Sol sus 4, Sol. Si sente proprio che il pianoforte sotto fa questa armonia, che potremmo doppiare con un bel chitarrone, con un po' di delay, un po' di chorus che ci sta bene. E si arriva su un Re. Arrivati sul Re, parte il ritornello, bellissimo perché si sposta, come fosse una specie di blues minore in Mi, ci spostiamo sul quarto grado e il ritornello è tutto sul quarto grado, La minore Re. La minore Re, La minore Fa Do. La minore Re. Do Si, quindi se siamo in Mi il Do è la sesta minore, mettiamola così. Quinto grado di prepotenza, Si. Fatelo come più vi aggrada, non ho trovato live in cui si veda in maniera specifica il chitarrista come fa il voicing degli accordi. Quindi Si settima. E torniamo sul Mi minore. C'è un ulteriore bridge all'interno del brano, in mezzo, uno special, chiamatelo come volete, in cui che cosa succede? In quest'altro special ripartiamo dal quarto grado, La minore, Si settima, Mi minore. Semplicissimo, quarto, quinto, primo. Di nuovo La minore. Fa, Do, basso fa questa frase, Mi, Re, Do, Si, e atterriamo sul Si settima. È il pezzo di base finito, poi potete fare assoli, potete ripetere ritornelli, eccetera, eccetera. Poi questi sono i tre macro blocchi che ci interessano. Perché è bello questo brano? Perché può essere di spunto? Perché mischia in maniera estremamente efficace l'aspetto blues del ritmo, del fraseggio e di certe chiusure armoniche, chiamiamoli pure turnaround per capirci, con delle parti molto più pop. Tutte le aperture in cui finiamo sul Fa, sul Do, rendono l'armonia molto più pop. E in più instabile, perché sono accordi che in Mi minore, blues per capirci, non ci sono. Fossimo in un Mi minore pop, Mi minore olio, Mi minore frigio, ok, ma non so, non è l'armonia blues quella, il frigio e l'olio non sono blues. Però funzionano perché allargano il piano sonoro e il termine che mi viene. Vanno ad edulcorare un po', a diluire un po' l'ascoltatore che sente, che ne so, su Radio Capital o Radio DJ o su Rai Radio 1 o sulla BBC, un brano che è un blues camuffato, ok? È quella via di mezzo. Quindi si può prendere spunto da tutte queste idee che Alana Miles e il suo team di composizione hanno utilizzato per creare magari un altro blues di nostra scrittura o andare ad arricchire qualcosa che già esiste con degli accordi che non sono i soliti accordi. Soliti accordi di settima di un blues. Quindi è interessante. Devo dire, il brano è molto bello e può essere anche un ottimo pretesto per smanacciare un po', fare qualche assolo di quelli micidiali come ci piacciono a noi. Per quello che riguarda l'improvvisazione, beh, dipende dove state facendo l'improvvisazione. Sulla parte in Mi minore, ovviamente. Pentatonica minore, arpeggi, scala blues di Mi, modo dorico di Mi, ovviamente funzionano, sono proprio la morte sua. Se improvvisate sulle restanti parti,
Occhio ai cambi, perché se finite su un do diesis del modo dorico di mi, mentre c'è il fa sotto, viene fuori una roba abbastanza bruttina. Se quando finite sul si settima, se volete potete andare a utilizzare la scala minore armonica di mi, dentro infilate un re diesis così a tradimento e date subito quel tipo di sonorità. Dipende un po' dove fate il solo. Diciamo che vi viene in soccorso il fatto che normalmente il solo sta sul giro di mi, grosso modo. Quindi il resto è tutto ritornello cantato, lì basta che vi ricordiate gli accordi. Però se voleste improvvisare sulla base o divertirvi ed approfondire magari dei concetti, sappiate che se cambia accordo sotto, quando va sul fa, sul do, sul si settima, avete delle possibilità improvvisative in più che vi conviene anche sfruttare, perché se suonate tutto mi, magari dorico o blues, c'è il rischio che qualche cacchina la pestiate perché sotto vi cambiano proprio le carte in tavola e quindi dovreste seguire di più l'armonia. Però detto questo, la pentatonica di mi come sempre ci viene in soccorso e ci salva un po', c'è un paracadute che funziona sempre. Spero che il video sia stato esaustivo, che vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Ciao.